Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come applicare questa bellissima shaders per migliorare così la grafica su Minecraft. Ti ho lasciato un link in descrizione, se hai problemi con quel link c'è l'altro link di Discord, quindi entra nel server Discord, scrivi a me e ti mando direttamente il pacchetto per aggiungere così queste shaders. Ovviamente, come puoi vedere, la grafica è veramente una bellezza, soprattutto anche per l'acqua che è veramente favolosa. Quindi, per non parlare anche delle nuvole, del sole, del panorama che è veramente spettacolare. E ovviamente faccio tra i 50 e i 34 fps e dipende anche dai chunk. Però chi non vorrebbe questa shaders veramente meravigliosa? Ovviamente i requisiti per questa shaders: dovete avere almeno 8 GB di RAM, minimo 8 GB di RAM, una buona scheda video anche di prima generazione come una 1060, GTX 1060, oppure andrebbe bene con 6 GB di VRAM. Io ho una scheda video 1660 Super, se hai una scheda video migliore della mia potrai fare più FPS. Quindi, come ho detto, il link sta in descrizione. Se hai problemi, entra nel server Discord, scrivi a me. Quindi, ovviamente, passiamo direttamente alla parte dove io inserisco così questo pacchetto nella cartella shaders di Minecraft. In alto a destra ho realizzato così un tutorial su come applicare l'Optifine HD i5 Pre 9 Ultra. Quindi, se non hai questo Optifine, non puoi mettere questa shaders. Quindi tu applichi questo Optifine, la guida sta in alto a destra, oppure nei commenti in primo piano, vai nella cartella shaders, cartella shaders, ci clicchi sopra, e come puoi vedere questa è la shaders, SIOS Renewed versione 1.0, questa qua. Tu scarichi quella shaders, il pacchetto, e la metti qua dentro, riavvii Minecraft, e poi ci clicchi qua sopra, ci clicchi qua, e da qui in poi potrai anche migliorare la qualità rendering della grafica. Tipo, io ho messo qualità rendering 1x, se provi a mettere la qualità rendering 0.5 farai moltissimi FPS, ma veramente tanti FPS, però vedrai Minecraft un vero schifo. Quindi, se hai problemi ad applicarla, c'è sempre il server Discord, scrivi a me. Peraltro, riguarda di nuovo la guida. Se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like, attiva la campanellina per non perderti altri tutorial come questi. Ciao a tutti!